Cuori Nerazzurri, un saluto da Roberto Scherpini, un buon pomeriggio dallo stadio Meazza. A casa ci siete, tutti concentrati, Manganello dice ci siamo e allora forza ragazzi. Palla al limite per Keita, aggancia, siamo al limite dell'area, larga perché andremo un po' lunga. Antonio ci prova con un tiro dalla distanza, respinta corta di Sepe, spazza via Bruno Alves, subito pericolosa. Partono loro in contropiede con Inglese, Di Gaudio attacca velocemente il palermitano, palla dentro per Inglese, può andare al cross, tenta invece il tiro in diagonale. Samir non si fa sorprendere, il cross di Candreva, ehi, la palla buona per Perisic, questa era una palla gol. Palla sul primo palo, la spizzata, vanno in porta tutti tranne il pallone. Perisic, Dalber, bello il dai e vai, si può andare dentro, attenzione, si allunga, il cross, Keita, il tiro, la parata di Sepe. Candreva con il sinistro, limite per Brozzo, può caricare il colpo, ci prova, corner, c'è una deviazione con la palla che va in angolo. Stulac, attenzione, palla sul destro, tenta il tiro, ci prova e c'è la grande risposta di Handanovic a mano aperta. Cambio di gioco lento, ma ci arriva Perisic, pronto al cross, il taglio dentro, ancora per Candreva, tenta il tiro sul primo palo, trova l'esterno rete. Perisic va dentro, attenzione, Ivan, finta, può andare al cross, salvataggio di Di Marco con una mano, dicono. Sovrapposizione di D'Ambrosio, il cross al centro, Icardi cerca la rovesciata, non vi riesce, Politano, cross al centro, Mischione, Stulac, poi il tiro di D'Ambro, la palla sfiora la traversa. Di Marco, anzi Gagliolo, bravo ad anticipare Politano, poi tenta addirittura un tiro e gol. Euro gol di Federico Di Marco. Collo esterno con la palla che si infila all'incrocio. Attenzione qua Gervinho che va l'uno contro uno, salta un paio di uomini, arriva davanti al portiere. Samir, porta vuota, il tiro, parata. Perisic, salta un paio di uomini, guadagna il fondo, cross dalla parte opposta, Icardi, sciupa la palla dell'1-1, del recupero, 4, Perisic, finta, controfinta, vede la porta, il tiro, murato, cade a terra uno di loro, Nainggolan, il tiro, fuori. Finisce così, con la seconda sconfitta stagionale, prima interna della stagione, il Parma espugna il Meazza con un incredibile gol di Di Marco.